Questa sera siamo a Palermo, pizzeria molto particolare, pizza altrettanto, da Giambertone Cucina e Pizza Gourmet. Gourmet. Il locale è nato da circa un annetto per volere di Giambertone, e quindi ha preso il nome del titolare, chef di lungo corso e di grande esperienza, che ha aperto anche una pasticceria di fronte, quindi diciamo che riesce a coprire tutta l'offerta in tutte le ore del giorno con due locali. Ma la particolarità sta nella pizza, adesso vedremo perché. Ovviamente sono con il pizzaiolo che è Nicola Filippone. Filippone. Nicola Filippone, che raccontami un po' come hai cominciato. Io so che tu disturbavi i I panettieri del tuo panettieri, quartiere, esatto. vero? Sì, A 16 perché anni. diciamo che disturbavo per capire com'era combinata la Li farina. guardavi impastare, diciamo, lo Esatto, voglio fare cercavo di pure io. innamorarmi pian piano. Poi il mio percorso è nato che ho avuto la fortuna di trovare persone giuste, che oggi come oggi è difficile trovarle, e dove che adesso posso decantare la mia Una pizza. pizza molto particolare. Esatto. Però c'è da dire che tu, quindi prima sei passato in cucina, Esatto. La mia iniziando dal gradino più basso, poi sei sì, salito i man miei, mano. diciamo che quasi tutti cominciano da lì. Ma so che sei stato anche a Londra e Sì, lì c'è esatto. stata una svolta. Dove ho conosciuto Maurizio Cecco, un grande chef napoletano, dove che ringrazio a lui, dove che mi ha perfezionato il mio impasto. Perché è un impasto lievitato con l'acqua Fermentata. fermentata. Ecco, diciamo che non si sente facilmente una cosa del genere, però se ci riflettiamo un attimo è chiaro che tecnicamente si può fermentare qualsiasi cosa. Sì, Lui ha esatto. sviluppato questa tecnica, l'ha imparata lì da questo signore, appunto l'ha perfezionata. No, io da lui ho perfezionato il mio impasto nel capire cos'è la farina. Da lì, dopo, tramite esperienze, posso dire che adesso sono qui, dove che esco una pizza dove tu ben sai una nuvola, e dove che adesso dico, Sei soddisfatto del esatto, prodotto? non sono arrivato, Sì, perché per arrivare ci no, sarà tanta purtroppo strada, non si arriva mai, purtroppo. esatto, però sono fiero di quello che sono. Assolutamente è un prodotto molto particolare e non a caso io sono qui con te. Bene, cominciamo a tagliare. Innanzitutto Dimmi. Dell'acqua. esaminiamo il processo di fermentazione di quest'acqua. Magari lo spiego io, lo racconto Va io bene. velocizzando, no? Ok. Quindi tu mi correggi se io sbaglio. Ok. Tu prendi l'acqua, la fai fermentare grazie all'aggiunta di qualcosa, di Qualcosa solito è che frutta. Tu in particolare, tra l'altro, usi l'acqua di mare. io uso l'acqua di mare. Ovviamente è un'acqua di mare sanificata, viene venduta nei brick, non so se magari l'avete mai vista. Quindi è un'acqua sicura, è ovvio. Poi lui fa questa operazione con della frutta. Questa fermentazione si lascia a una certa temperatura per circa 10 giorni. Esatto. Dopodiché aggiunge la prima farina, che è una tipo 1 nell'impasto standard, qui viene utilizzata una tipo 1, quindi parliamo di una farina molita a pietra, alleggerita un po' dalla crusca, quindi ricca ancora di germe, del germe del grano, quindi una farina abbastanza gustosa, tra virgolette, Abbastanza. meno, sicuramente meno raffinata della 00. Quindi tu aggiungi questa prima farina, Sì. circa il 20-30%, dopodiché, dopo 30 ore, aggiungi L'altra percentuale di l'altra farina. percentuale e hai fatto il tuo impasto. Esatto. Quindi in sostanza poi è un impasto indiretto, un impasto a doppia lievitazione, come se ci fosse una biga che viene aggiunta. Questo ovviamente migliora anche la lavoratura e la lievitazione, quindi Mi non aiuto, viene aggiunto. innanzitutto mi aiuto pure con facendo lo staglio. Sarebbero i filoncini di pasta, dove che do io la forza al mio impasto. Ovviamente non aggiungi la minima quantità di lievito di birra, No, non ne uso. quindi è esclusivamente fermentata con questa tecnica. Diciamo che noi siamo contrari al troppo eccesso di farina. A noi piace la leggerezza. Dunque noi lavoriamo con più acqua e meno farina. Sì, diciamo che questo impasto comunque è molto idratato, quindi queste due tecniche messe assieme, cioè quello della biga, del doppio impasto e dell'idratazione che arriva anche all'80% nel Sì, tuo esatto. caso, migliora ancora di più la velatura e la rende sicuramente molto più leggera. Attenzione, non ci dobbiamo dimenticare che poi tu fai
circa 3 giorni di frigorifero, quindi comunque l'impasto gradi, sì, esatto. Esatto, subisce una maturazione. Quindi alla fine capirete bene che è un impasto molto molto diciamo leggero. Ma non mi era mai capitato di trovarne uno così leggero. Quindi io direi che è arrivato il momento di tagliarla. Allora, intanto l'aspetto, come si può vedere, aspetta, intanto lo facciamo vedere meglio. Intanto l'aspetto è, non dico napoletano, però un po' di bordo c'è. Ecco. Cubi, quanto basta? Anche se devo dire che io ho visto qualche pizza tua che è un pochettino più dotata di bordo, può essere? Sì, siccome noi facciamo tanti tipi di impasto. Sì, perché voi fate anche un integrale, poi ne parliamo alla fine. In quel momento tu hai trovato la pizza, quella più... Allora. Intanto vedo che tu quanto spezzi, 280. 280. Vedo che è una bella pizza, diciamo, non è sottilissima ma neanche spessa, è un buon compromesso al centro, piacevole, vediamo sotto, mi sembra perfetta, ecco, ora si è raffreddato un po' per cui, bene, e la, quindi apriamo il cornicione, eccolo qua, io, allora, c'è un buon odore di pane e... Una nota di scorza di limone, è vero? È vero. È vero, e quindi tu ci aggiungi qualche cosa per il furbetto. Allora, qui c'è una certa velocità, il colore è un po' sul grigio, tendente leggermente a un marrone, non so se riesci a percepire, perché ovviamente stiamo parlando di una tipo 1, quindi è una farina meno raffinata, che ha più ceneri, che ha più un po' più di crusca, c'è un po' più di germe, quindi diciamo che... È una bella, un bel impasto. Assaggiamo un pezzetto. Scusate, io sono messo un po' male. Allora, diciamo che non mi era mai capitato di trovare una pizza che si sciogliesse così facilmente in bocca. Quindi, assolutamente complimenti. Ti ringrazio. È una vera nuvola. A palato si sente questa nota lontana di limone, di scorza di limone. Se puoi aggiungi qualche cosa. Io diciamo che cerco di il trattamento antico trasformarlo al moderno e non fare mai dimenticare la pizza all'antica. Bene, passiamo al pomodoro perché qui la passata che tu usi è una passata particolare, me ne vuoi parlare? Noi usiamo un pomodoro pachino. Che partite dal palato però, certo. So. Quindi... Lo frullate, lo cuocete, lo frullate, lo cuciniamo. Come lo condisci? Diciamo che io ho una percentuale di sale e zucchero, dove che meno zucchero, perché essendo che il pomodoro pachino contiene già zucchero, non posso andare a aumentare lo zucchero. Sì, non c'è bisogno praticamente. Ma la cosa fondamentale per avere un pomodoro giusto è il basilico. Cosa vado a fare io con il basilico? Io vado a creare l'olio al basilico. L'olio a basilico è quello che mi aiuta, se tu assaggi il pomodoro, non è uguale a tutti gli altri. Perché tu lo condisci con l'olio al basilico, l'olio non col basilico. L'olio al basilico, io faccio l'olio al basilico. Ma sai che si sente il basilico in effetti? È come se fosse un pomodoro fresco. Sì, vero, gli conferisce un gusto di particolare freschezza. Esatto. Dove che va a risaltare sia l'impasto che l'impasto, quel gusto che tu hai sentito poc'anzi con la nota di agrumi, mi dà di il limone. Contrasto con il pomodoro, con l'olio al basilico è un bel connubio. E invece della mozzarella? La mozzarella è una mozzarella che prende il signor Giambettone. È siciliana, campana? No, noi usiamo prodotti siciliani, noi cerchiamo di dare forza al nostro territorio. Dove che gli altri lo sottovalutano, noi lo decantiamo. Beh, diciamo che per fortuna questa è una tendenza. Noi abbiamo dei prodotti siciliani dove che... Quindi stiamo parlando di mortadella d'asino. D'asino, crudo madoninta, tutti i prodotti siciliani. Bene, mi fa molto piacere. Quindi questa è una mozzarella locale. Esatto. Della provincia di Palermo. Della provincia di Palermo. Nell'attesa ti ho fatto un altro impasto.
Quello lo assaggeremo dopo, ma parliamone. Ok, l'impasto che chiunque fa il 20% dell'impasto integrale. Diciamo che noi siamo gourmet. Abbiamo fatto un impasto integrale al 40%. Ok, quindi l'impasto vostro integrale è al 40%, che grani antichi usi? Io uso la tumminia, la perciasacchi, la russello. Quindi fai un blend di questi tre, sì. Poi il resto è però composto dalla tipo 1, che è questo, quindi sarà sicuramente un buon impasto, poi lo assaggeremo. Fai senza glutine? Sì. E poi mi pare che c'è un altro impasto, può essere? L'altro impasto è STG. Ah, puoi fare STG, che è la classica napoletana, sì, esatto. Quella quindi è una doppio zero, presumo. Zero, ma io ai miei clienti la sconsiglio. Perché la sconsiglio? Perché essendo che è un prodotto con la farina 00. Sì, vabbè, le solite, è una farina di molto più raffinata. Difatti io sempre consiglio la farina, l'impasto della casa. Sì, ma questo secondo me è eccellente. Perché difatti ogni cliente che viene ad assaggiare la mia pizza, il cameriere o il direttore di sala spiega il procedimento della pizza, deve sapere quello che mangia. Bene, tu tra l'altro mi hai convinto particolarmente, perché si vede che hai approfondito, perché tu mi hai sempre parlato non di lievitazione, ma mi hai sempre parlato di fermentazione, perché in effetti in una mia memorabile gita tra virgolette all'Università di Palermo con tre microbiologi ho imparato che alla base della lievitazione c'è la fermentazione, che poi è quella che va a governare tutti i processi che seguono. La lievitazione è un processo che segue la fermentazione. Esatto. Quindi sarebbe corretto, sicuramente più corretto parlare in questo caso di fermentazione e poi di maturazione, lievitazione, eccetera, eccetera. Bene, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Mi sembra che ci siamo, la pista è molto interessante, l'aspetto è assolutamente carino. Che posso aggiungere? Se bisogna provarla. Esatto. Bene, Nicola Filippone, ti ringrazio. Mi pare che abbiamo finito, possiamo anche chiudere. Allora, grazie di averci seguito anche questa volta. Per cucinartusi.it io ho finito da Gianbertone, cucina e pizza a Palermo.